Andiamo a proseguire la nostra storia con Luigi's Mansion 3. Come vi dicevo, è da un po' che non ci giochiamo, quindi abbiate pazienza, anche se sul canale, chi sta vedendo il video sul canale lo avete visto un po' più costantemente il gioco, però è da un pochino che non ci giochiamo, quindi mi devo un attimo riattrezzare un po' con la situazione, ricordarmi le stanze dove avevamo lasciato cose, quindi sarà un po' complicato, però vi ringrazio per i consigli che mi avete dato, alcuni, perché per quanto riguarda i comandi, vi ricordate che ci aveva detto tipo per sparare la ventolina di usare il tastino qua, Y, così come per utilizzare l'altro raggio. Ci aveva detto di usare la X qua sopra. In realtà si possono usare anche solo i grilletti. In questo modo posso utilizzare l'analogico, perché prima giustamente se dovevo premere o Y o X, l'analogico non lo potevo usare, quindi era un po' difficile riuscire a gestire la situazione. Invece abbiamo visto che con uno dei grilletti facciamo così, l'altro facciamo così, diciamo quelli più arretrati. Poi premendoli insieme facciamo così, mentre con gli altri grilletti, uno spariamo la sflesciata che invece prima facevo con A, l'altro facciamo il ventolone, entrambi facciamo questo. Così ho libero il pollice per usare l'analogico. Lo ridico così in live, così magari se qualcun altro come me non lo sapeva, magari può sfruttare la cosa. Il nostro obiettivo attuale qual è? Esplora i negozi dell'hotel. Dobbiamo esplorare i negozi dell'hotel? Ok, allora abbiamo utilizzato anche Gommi Luigi per recuperare queste cose, giusto? Il controller è un, diciamo, non un controller pro, cioè versione tipo controller pro, ma barbone, diciamo. Allora, qua abbiamo dato un'occhiatina. E vediamo se riusciamo a. Allora, aspetta, qua dietro si vede che c'è qualcosa, signori. Non so se avete notato. Vabbè, non. Sembrava ci fosse qualcosa, ma in realtà apparentemente no. Diamo un'occhiatina qua. Io. Allora, mi avete consigliato di provare a fare tante cose, perché questo è un gioco dove bisogna provare a fare tante cose, tra cui anche questo. Che in realtà non è servita. Vabbè, comunque. Proviamo a fare un po' di tutto. Anche ad aspirare. Vedi, questa. L'avevamo già fatto o sbaglio? Probabilmente sì. Probabilmente sì. C'è anche l'altra grata. Proviamo anche l'altra grata. L'altra però tira del venticello. Quindi onestamente non so se funziona come cosa. Aspetta che mi devo preparare bene. Si scassa pure questa? Yes. E invece questa sì, vedi? Allora c'era l'inghippo, signori. C'era l'inghippo. Qua come sempre tocca aspirare tutto, signori. Aspetta, prendi il ragno. Prendi il ragno. Dove sta? La prospettiva. La prospettiva. Ok, presi. Grandi. Allora, aspetta che qua invece dobbiamo usare questo. Adesso riusciamo a farlo meglio. Bene così, signori, bene così. Un po' di soldini. Ah, saliamo anche? Guarda là che ci sta. Allora, aspetta. Mo qua con. Il problema è qua come faccio a scendere? Vedete? Vedete? Qua c'è la gra. E come famo scendere? Aspetta. Ah, guà, wow, bellissimo. Grandi, grandi. A volte non ci penso a queste cose, ma vedi che Gommi Luigi fa le cose sportiveggianti. Grandi. Ok, torniamo con il nostro Luigi ufficiale e riscendiamo. Ok, come detto, qua alla fine il gioco è molto anche a cercare di recuperare tutto. Insomma, io ci provo, però
detto non vi assicuro molto. No, ho sbagliato tasto. Mo vediamo un attimino. Ci dovremmo rifare un altro giro in tante altre stanze, onestamente. Perché un'altra cosa che mi avete detto, in realtà anche qua, di utilizzare questa, che io non ci avevo pensato. Ma effettivamente si poteva fare così. Più semplice di quello che ci si poteva immaginare. Quindi in realtà ce ne manca una di gemma qua. Ora qui c'era il garage. Qua l'avevamo presa già questa gemma. Grazie mille Mimmo. Grazie per il nono mese di sub. Grazie mille, grazie mille. Allora qua avevamo visto qualcosa. Sì, qua avevamo provato. Sopra eravamo andati e qua avevamo visto che c'era un'altra gemma qui sotto. E anche qui possiamo usare Gommi Luigi su questa grata. Ok, aia. Aspetta. Pia sto ragno. Maledetto. Ok, qua abbiamo raccolto tutte le gemme. Molto molto bene. Quindi possiamo andare anche qui. Allora, quella l'avevamo... l'avevamo recuperata questa? No, aspetta, scusa, posso fare così? Non l'avevamo recuperato. No, non l'avevamo recuperato questo. Ok. Ma il distributore in realtà già ci eravamo presi quello che ci potevamo prendere. Non vorrei dire una stupidaggine, mi sa che l'avevamo già... in realtà pure questi li avevamo già scartabellati. Infatti non ci dà più niente, ok. Naturalmente, come detto ragazzi, noi questo Luigi's Mansion ce lo giochiamo con molta tranquillità, con molta scioltezza. Questi li avevamo fatti tutti. Ecco, c'è anche questa qui sopra. Perché ci potrebbero essere molte altre cose da recuperare. Aspetta, non mi ricordo qual era il tasto. Leva sto coso. Aspetta che... no, non era questo. Non era questo. Mi perdo i tasti, signori. Un attimo che... adesso con la nuova combinazione di tasti è più complicato. Cioè, non è più complicato, è più facile in realtà, però. Guarda sto figlio de una fantasma maledetta. Vieni qua. Dai, Ok, ok. Ho provato sia la zucca che... che altro. Apparentemente non funziona. Allora, vediamo qua anche. Avevamo visto che c'era. Abbiamo ritirato qualcosa qua. C'è questa gemma. E anche un ragno dorato. Quindi... oh, il ragno dorato, eccolo. Grande. La gemma non credo che riusciamo a... ma il ragno dorato è stato un lusso che è venuto qua. Sì, qua il tappeto adesso proviamo. Avevamo già provato l'altra volta a rotolarlo. Magari adesso c'è la grata, effettivamente. L'avevamo vista. L'avevamo vista. Eccola qua. Non immaginavo però che Gommi Luigi arrivasse qui sotto. Aspetta. Ok. Grande Gommi Luigi. Ok, ok. Damos, quella qua dietro poi non lo so, ci guarderemo una cosa alla volta. Stavo provando un attimo le combinazioni di tasti perché, come detto, adesso usando quelle diverse... ok, anche questa è fatta. Allora, caro Luigi,
Andiamo di qua. Qua ci avevamo dato un'occhiata. Allora, qua non si va. Qua. Ok. Qua c'era l'ascensore e basta. Apparentemente sì. E ci eravamo... Facciamo piano per piano, rivediamoceli bene. Rivediamoceli bene sti piani. Grazie mille a Dr. Peach per l'undicesimo mese di sub. Grazie mille. Grazie mille per questi 12 mesi. Manca un mesetto, Dr. Peach, per l'anniversario. Attenzione, grazie mille. Allora, vediamo un po', perché qua tipo ste porte non me la raccontano giusto. Guarda questa, sono scassate. Ma il lampadario no, ragazzi, per... Oh, maledizione. Ma che state fuori? Ma sono due. Aspetta. Ma sono un po' tanti. Vai via. Va bene. Piglia quello. Piglia tutti quelli che puoi prendere. Di cattiveria, Luigi, di cattiveria. Piano, piano. Oh, non resistete, eh. Madonna, mi stanno... Piano, piano. Grande, Luigi. No, è lisciato paurosamente. Lisciato in modo pauroso. Attenzione, se stanno a portare Luigi. Vieni qua. Magari ce lo sblocca adesso, che ne so. Occhio. L'abbiamo preso di rimbalzo. Piano, piano. Madonna, Luigi è in formissima. State... Dove è sparata lui? Aspetta. Ho dei seri problemi con la gestione dell'analogico, apparentemente. Piali tutte e due questi, no, eh? Olè. Ok. No, apparentemente non ci ha sbloccato niente di che. Allora, c'è qualcosa che ci lascia intuire che sto lampadario si muove, ma... Allora, aspetta, facciamo così. Aspetta, però mi aveva... Ah, uno deve aspirare e uno deve tirare. Ah. Ok, ok. Era uno sputava aria e l'altro la risucchiava, così si attivava il meccanismo. Beh, insomma, signore, non era proprio easy da... Non era immediata come cosa, effettivamente. Ci è voluto un po', abbiate pazienza, ma noi proviamo un po' di tutto, eh. Piano piano. Grazie anche a voi per i suggerimenti, che naturalmente aiutano. Abbastanza intrigante come cosa, eh. Qua noi togliamo tutte queste suppellettili, così. C'è qualcos'altro da recuperare? Non si sa mai? Apparentemente no. Ok, ok. Vabbè, anche qua mi sembra che abbiamo fatto un po' tutto, molto bene. C'è un sound un po' particolare. Allora, noi qua... Siamo al secondo piano, ci siamo arrivati a piedi. Il primo piano è quello che avevamo visto prima. Proviamo ad andare al terzo. Vediamo un attimino. E poi nel caso del distributore riproveremo.
No, ma il gioco a me piace tantissimo, dico la verità. Per quello mi piacerebbe portarlo anche qui in live, perché comunque in live ce lo giochiamo insieme, veramente insieme. Con Luigi che ha sempre i suoi tremori. Qua non ci eravamo mai venuti al terzo piano. No, qui no. Ci serve una chiave. Qua ci fa vedere. Ok. Vabbè, tanto andiamo in giro a visitare qualunque zona, quindi tutto sommato. Prova ad aspirare comunque qualunque cosa. Guarda là sopra. Però come ci si arriva? Di certo non posso far. Proviamo. No, ci sarà un altro modo, signore, ci sarà un altro modo. Qui non si può andare al bagno delle signore, apparentemente. Non fai così. Ok. Ah, aspetta, c'è. E serve a qualcosa questo telefono? Apparentemente no. Grazie mille a un Santi a caso per il 19° mese di sub. Vieni qua. Guarda sto bastardo. No. Aspetta che questo ci scappa. Questo ci scappa per forza de cose. Aspetta, intanto recupero questi, se no non abbiamo fatto niente. Vai. Dai. Aspetta, vai. Recupera tutto. Madonna mia, i soldoni, signori, i soldoni. Dai, è così. Ok. Molto bene. Ce ne siamo persi un po' di soldi, però, di là. Aspetta, andiamo a vedere. Grazie mille, il Casta, per il primo mese di sub. Benvenuto. Benvenuto tra i subscribers, il Casta. Grazie mille. Grazie di cuore per il supporto. C'era qualcosa da scassare? No, apparentemente no. Ok. Tra l'altro, sentite, se premiamo la freccina. Povero Luigi, povero Luigi. Anche qui nessuno, eh? Si sa mai che esce pure qua un altro fantasma. No, erano soldi, eh. Grazie mille, Freddy Mello. Grazie per i 17 mesi. Allora, qua ci fa vedere che c'è. Questa l'avevo vista dallo specchio. Vabbè, non è che l'avevo vista. Ce l'ha fatta vedere lo specchio in modo abbastanza sportiveggiante. Aspetta, che qua secondo me. Mo iniziamo. Ogni tanto qualcosa la riconosciamo. Aspetta, leva. C'è qualcosa da recuperare. Ma io qua ci posso buttare tipo. Però c'è l'acqua. Si vedeva la lucina, signori. Dai, è così. Dai, è così. Grazie, vita. Grazie per i 16 mesi. Vabbè, a sto punto scassiamo pure questa. Poverino. Vai, così di prepotenza. Vendichiamoci. Proviamo qua. Là. Occhio che ci stanno un sacco dei ragni. Di conseguenza un sacco dei soldi.
Aspetta che mi perdo proprio l'orientamento dell'aspirapolvere a volte. Vai. Ok. Occhio pure all'altro ragno. Piano, piano. Ah, qua, ok. Aspetta, occhio al ragno. No, di là, Luigi. Gommi Luigi, per piacere. Madonna, con quale molleggiato. Vai, prendi i lingotti. Dai, è così, basta. Basta. Qua si va da qualche parte, no. No, madonna, mi si è affonnato Gommi Luigi. Aspetta un attimo. Il nostro Gommi Luigi ogni tanto... Bene così. Ce l'ha fatta? Olè. Il tutto per una gemma, signori. Ho capito la chiave, l'abbiamo presa, non mi ricordo. Ok. Stacchete. Ok, molto bravo. Olè. No, quest'altra lui. No. Lo buttiamo qua. Lo so che non va in acqua, poverino. Però era per provare, dai. Povero Gommi Luigi bullizzato malamente. Allora, adesso possiamo usare la chiave per andare da quest'altro lato. Però ci siamo lasciati comunque dietro quella parte sopra, che magari ci si arriva dal piano superiore. Tutto può essere. Grazie mille, Muvians. Grazie per i 15 mesi. Grazie mille. Madonna, mi si è rintronato Luigi. Ahia, il guardiano de notte, signori, con le chiavi. Ha lasciato la chiave, attenzione. Allora, aspetta che qua mo dobbiamo fare un sacco di cose. A parte raccogliere soldi così random. Allora, qua immagino che Gommi Luigi possa entrare. Molto bene. Madonna, certo che stiamo a fare un sacco di danni pure noi a st'albergo, mo non vorrei di niente, però... Riusciamo a scassarlo. Hai visto? Quello addetto alla sicurezza ha un pulsante dell'ascensore. Che dobbiamo fare? Sembra che sia andato nell'ufficio della sicurezza. Seguilo, forza. Facciamo così, va alla Fonzi. Allora, noi in realtà la chiave col cuore l'abbiamo vista. Qua riusciamo a fare qualcosa? No. Dai, tutte e due insieme. Ok. Apparentemente no. Sento però un certo sound. Quella... Ho capito, ma non è che mo adesso mi deve sta pressa così questo, eh. Troppo pressante quest'uomo. Vai, vai, tirate tutto, tirate tutto. Che ce frega. Grazie mille il presidente, grazie per il secondo mese di sub. Grazie di cuore. Aspetta che ci stanno altri soldini qua, eh.
Allora. Posso... Madonna mia, però il pressing di sto tipo, eh. Ma non è per sfiducia, però non può pressare così. No, il pipistrello! Dove sta? Madonna. Ste bestie dorate, signori, sono bei soldi, eh. Questa cosa però non me la racconta giusta. Ah. Ah, ecco perché si muoveva così, c'è una grata. Vedi? Olè. Oddio, dove andava a finire? Ok, con quale sound, tra l'altro? Ci ha scorreggiato Gommi Luigi fuori dalla zona, va bene, per carità. Aspetta, guarda quello che c'ha l'ingranaggio. Questo c'ha l'ingranaggio. Ah, bello. Cioè, ci sono molte cose da notare, signori. Una marea di cose da notare. Olè. Ok. Dai, così. Abbiate pazienza se magari mi suggerite qualcosa. Io poi provo ad arrivarci da solo se non leggo i messaggi, nel senso. Don't worry. Ok, possiamo riuscire da qua. Direi che qua abbiamo fatto tutto a parte la cassa, ma ci vuole il... Vabbè, facciamo con Luigi così direttamente. Ci vuole la chiave che ci ha lasciato lì sopra. Allora, nello specchio si vedono... però qua non possiamo entrare nella... Sono delle forbici che volano qui all'interno del... del negozio del barbiere. Andiamo sopra a recuperare quella chiave che si è perso. E poi... Aspetta, veniamo pure qua, insomma, una cosa alla volta. Aspetta, prendiamoci questa. Oddio, non so se questa sia la chiave di... No, c'aveva un altro simboletto la chiave, mi sa. È che una sola, così. Che è sta barbonata. Aspetta, va a crescere, va a crescere. È il sorcio, è il sorcio. Ok, io i sorci di solito li aspiro così, senza pensarci due volte, ma... Madonna. Piano. Guarda che ci ha dato pure la gemma. Ah no, era il distributore, vabbè. Niente. Ah, sorci, dai, eh. E che cos'è? Grazie mille, Jam, grazie per i 100 bits. Grazie di cuore. Ci proviamo a oltranza? No, penso che abbiamo finito. Proviamo a fare anche così. Povero distributore comunque. Parte tutto però. Questo è bullismo sui distributori. Qua poi diamo un'occhiata. O adesso? Diamo un'occhiata adesso. Ok, numero 2 c'ha. Sì, ok, con questi in grado di passare attraverso spazi angusti. Usalo come meglio credi. E vabbè, queste frecciatine. Aspetta, mo lo usiamo con Miluigi. Però aspetta un attimo, perché qua pure dobbiamo fare altre cose. No, non volevo usare questa in realtà, però. Dubbio, poi usiamo pure la lucetta là. Nel frattempo distruggiamo un po' tutto questo. Luigi è anche abbastanza
pericoloso. Non riusciamo a beccarla da qua. Aspetta. Vabbè, troveremo eventualmente il modo. Allora, a parte che può entrare Gommi Luigi qua, questa qua anche non me la racconta giusta, però se qua buttavano i soldi ai cestini, mi pare normale. Noi siamo un po' dei teppisti, diciamoci pure la verità, però. Aspetta, fatemi vedere se... No, vabbè. Sì, lo sto usando con Mi Luigi, don't worry. Eccoci qua. Ce la fa con la chiave, è grande. Allora, aspira tutto, spacca tutto quello che vuoi spaccare, dai. Ah, questa è proprio la gioielleria. Qua non so se... Non riesce a fare granché. Però troviamo il modo, perché si può trovare. A parte la cassa là. C'è della moneta. Qua ci stanno soldi. No. Guarda qua gli orologi. Insomma, un sacco di roba firmata. Vabbè, intanto apriamo qui allora. Chiave di cuore, attenzione al... no, questo è Gommi Luigi, non si mette paura, penso. No! Vabbè, se sta qua dentro va bene. Gommi Luigi è prepotente, più o meno. Detto che Gommi Luigi ha anche poca vita, quindi occhio. Allora cerchiamo di fargli scendere un po' più la vita, così. Dai, E uno, e due, e tre. Olè. Allora, grande Gommi Luigi. Sì, adesso proviamo a lanciare delle valigiate sui cosi. Un attimo, che... no, recupera. Vabbè. Non so se posso fare direttamente così. Direi di sì. Vabbè, già che ci siamo, recuperiamo anche la merce. Posso... Vabbè, in un modo o nell'altro. Aspetta, aspetta, portatelo di qua. Che ci stanno vetrinette anche di qua. E... là! Oddio. No, non volevo prendere quello lì sopra in realtà. Va bene uguale, non è che... Però... Vabbè, poi riproviamo un attimo. E... là! No! Con quale tristezza. Ok. Un po' più vicino con Mi Luigi. Cioè, questo è proprio teppismo puro, Non vorrei dire niente, ma va bene. Stiamo svaligiando un negozio di gioielli, insomma. Però va bene, non è che ci facciamo troppi problemi. Sta a guardare il capello. Vai con gli orologi. Olè. Va bene, con Mi Luigi ce ne possiamo andare. La chiave? No, la chiave la lascia là. Se facciamo così, ok. Giustamente. Ok, recuperiamo la chiave. Adesso il negozio con il cuore era quello che stava giù, se non sbaglio. Quello da dove siamo venuti, aspetta. Sì, molto stile francone, effettivamente. Probabilmente qua ci sarà un'altra chiave dentro la cassa.
Quanto è infognante questo gioco, signori? Ok, vai con le picche. Aspetta. Sarà il fantasma da qualche parte, rimortacci sua. Anche qua? Ah, là dietro. Ammazzi i soldi. Aia. Vabbè, i soldi li prendiamo dopo, signori. Aspira, aspira. Vabbè, questi sono piccoletti, è un attimo. Vabbè, un attimo, ok, ok, va bene. Pensavo peggio, pensavo peggio. Vabbè, a sto punto che fa? Non ti soffermi? Insomma. Mazza, vendeva bene sto negozio, eh. Però. Nient'altro? Scusa. Comunque è molto prepotente sta aspirapolvere, eh? Utilissimo. Sarebbe utile anche a casa quando la retta fa la muta. Aspirapolvere del genere. Utilissimo. Ok. Abbiamo la chiave di picche, signori. La chiave di picche. Ok. Oddio, quale Z? Ci ho fatto caso. Dov'è la Z? Andiamo anche qua. Cioè, a sinistra, aspetta. Un attimo, che arriviamo la chiave. Fatemi vedere un attimo, eh. Dov'è, dov'è? Ma all'interno della gioielleria o c'è... Ah, qua! Ah, ah, ah! Grande, grande. Effettivamente là per terra c'era quel baracchino che ti poteva far pensare ad una cosa del genere. Ci avete pure ragione. Ci avete pure ragione. Allora, qua... Madonna. Quale violenza. Aspirapolvere sempre acceso, anche. Madonna mia. A strage. Aspetta, ho perso contanti. Vabbè. No, aspetta che li ripia. Aspetta, e non passano tra le grate. Si sono bloccati. Vabbè, niente. Resto mancia. Eccoli. Ok, ok. Niente, ogni tanto qualcuno si blocca. Grande, la gemmona da panico. Olè. Pensate voi con un aspirapolvere del genere a casa nella vostra cameretta, fate le vostre pulizie e alla fine non ci ritrovate più niente perché vi aspira tutto, i computer, i libri, insomma tutto. Andiamo qua con la chiave di picche. E poi ci guardiamo, dai. Grazie Lavrik, grazie per gli 8 mesi di sub. Grazie mille. Siamo un po' dei teppisti, devo dire la verità, eh. Aia. Perché sono usciti questi che c'entrano? Ah. Si è fottuti la cassa, mo vediamo un attimo. Ma mi sa che c'è la porta qua con... Madonna mia, i danni. Luigi, sei veramente un teppista, comunque, te lo dico in amicizia. Veramente un teppista. Ma di brutto.
Via esorci, via esorci. Aspetta, questi d'oro piali diretti. Madonna mia. L'altro sorcio d'oro, dov'è? Eccolo, vieni qua. Grande così. Molto bene, signori, molto bene. Soldi come se piovesse. Continuiamo a fare danni perché è giusto così. Poi proviamo allora, poi riproviamo. Ok, allora qua fatemi vedere un attimo se... Facciamo così. Vabbè, questa non era particolarmente impegnativa come cosa, non so perché. Allora, un attimo, perché da qua mi sa che si può andare alla... Come sempre, facciamoci riconoscere. Ci stiamo, che fa? Non fai danni? Dai, Bam! Fermo! Dai, Tasto figlio. No. Vai. Che cazzo. Vieni qua. Maledetto. Aspetta, fammi via i primi soldi poi. Poi lo ristoniamo di nuovo. Vieni qua. Vieni qua. Olè. Dai, Luigi, non ti perdere in festeggiamenti vari. Prendi, prendi i soldi, prendi i soldi. Molto bene. Ripuliamo pure il frigorifero, signori, a sto punto. C'è da dire che poi sto hotel se lo troveranno ristrutturato alla grande, eh. Non ci troveranno più niente, ma... Cioè, guarda qua, c'è una macchinetta del caffè che sputa soldi, pure loro. Con quali investimenti? Facciamo così. Grazie mille, Saraki. Grazie mille per i 9 mesi di sub. Grazie di cuore. Eccoci qua. Ok. Pronti anche con... Aia. Occhio lui. Dai, è così. No, non l'hai piato. Avete lisciato. Ah no, c'ha gli occhiali da sole. Toglili gli occhiali. Mamma mia, i pro. A biondo. Si era messo gli occhiali da sole sto figlio di mula. Maledetto. Ci voleva fregare. Via, piccoletti. Aspetta. Toglimi i piccoletti prima. Arrivi agli occhiali. Arisplashalo. Dai. La. Quale violenza. Grande Gommi Luigi, signori. Gommi Luigi è molto sportiveggiante, anche perché è molto verde, quindi dai. Torniamo dal povero Luigi. Grande così. Ora. Allora, facciamo l'ultima prova qua nella stanza. Stiamo a fare 6.000 test. Allora, testiamo il fatto delle valigie da martellare qui sopra. Effettivamente potrebbe andar bene. Guarda, guarda tu. No, allora ditelo. Dammi.
Aspetta, scendila, scendila, gira e un po' di più, un po' di più. Rimortacci tua. Aspetta, un'altra trambata. Non lì. Aspetta, fai la cosa lunga. E là. Madonna. Questa era una chicca. Questa era una chicca. Effettivamente non ci avevo pensato. È per la moneta in realtà. Quindi ci sta, ci sta. Sacco di moneta. Molto bene, Damose. Damose. Olè. Allora, andiamo nell'altra stanza. Allora. Aia. Cioè, vabbè, aia. Nel senso. Scendiamo. Però. Questo è un problema. Perché anche se ho le chiavi, io qua non posso. Non posso entrare. Aspetta. No, allora spingi pure qua. Non gli andava di genio? Ok. E che cos'è? Allora. Vai, Gommi Luigi. Allora, occhio a ste forbici che ci inquietano non poco. Aspetta. Tra l'altro, io in realtà stavo controllando se c'era qualcuno seduto sulle poltrone. Che non vedevamo, però va bene uguale. Svuotiamo pure il barbiere, che non si sa mai. Dai. Occhi ragni, occhi ragni. Vai che so soldi. Posso? Mi dispiace. Un po' di soldi anche dal barbiere. Grazie Giovannix. Grazie per il 10° mese di sub. Grazie di cuore. Possiamo farle decollare ste cose? Porca troia, sì. Aspetta. Viali tutte e due. Una parola. E il fatto è che qua devo raccogliere pure le monete, se no me le perdo, quindi non abbiamo fatto niente poi. Quell'altro mi sa che è scappato. Maledizione. Dovevamo prenderli tutti e due insieme, ma peccato. Uno ci è sfuggito. Possiamo richiamarlo? Scusi. Ce n'era uno che poteva tornare eventualmente, no? Penso di no, però. Al contrario, scusa, non ci prova in ogni... No, dove vai? Come lui? Sai come... Tutto è possibile qua, tutto è possibile. No, vabbè, evidentemente. Ok. Oh, abbiamo trovato la chiave prepotente. Molto bene. Torniamo da Luigi eventualmente. Ma no!
Questa è cattiveria però, eh. Intanto c'ho Luigi normale che se poppia la chiave, scusa. Che bisogno c'era? Guarda che cattiveria. Vai che ce la fai, Luigi. Non è vero. Oddio. Aia. Ma questa è cattiveria. Aia. Madonna, questo ci fa malissimo. E posso? No. Ok, posso sflasharlo. Aspira. Ah no, sta girato. La coda ce l'ha. Penso la coda, perché si vedeva non muovere quelle che aspirava. Aspetta. Proviamo. Sì, infatti. Si vedeva che si muovevano le codine. Tacci tua. A biondo, guarda che Luigi questo te splasha male, che ne sai. Guarda come corre Luigi, con quale leggiadria. Stava a fa tanto il bullo. Due colpetti e via. Tacchete, aia. Soviamo due colpetti. Aia. Ma viato. Aspetta, vai Luigi, dietro, dietro. Grande. Olè. Grande. Un tipetto aggressivo, eh? Sono stupito che tu sia riuscito a catturarlo. Sarà molto utile per le mie ricerche. Continua così, capito? Questo che ci dà gli ordini a bacchetta, così. Sì, infatti sembra quello di... Side out. Allora, possiamo arrivare qua adesso. Ci siamo. Raccogli il pomodoro che tutto fa brodo. Qua non c'era nient'altro, giusto? Yes. Oddio. Mi sono convinto, però va bene. Pure questo si è messo gli occhiali, ma non ci facciamo fregare, signori. Con quale leggiadria? Questo è più pauroso di Luigi, però, eh. Ah, però aspetta, quello c'ha la pistola d'acqua e noi c'abbiamo Gommi Luigi che deve passare attraverso... Immagino, eh. Allora, aspetta, prima rubiamogli gli occhiali. Gli occhiali, possiamo? No. Guarda che... Aspetta, nel frattempo, scusa. Tanto lui a noi non ci fa niente. Ok, proviamo con Gommi Luigi. Grazie mille, Vale. Grazie per gli 11 mesi. Occhio. Prendigli gli occhiali. Occhi all'acqua. Occhi all'acqua. Dai, aspetta. Vai, vai. Grande Gommi Luigi. Quanto sei sportiveggiante. Dove sta? Aspetta, si è rimesso gli occhiali. Occhio che sta ricarica. Occhi all'acqua. Occhi all'acqua. Vieni qua. Dov'è questa leggiadria? Ma guarda questo. Aia. No. Che fine ha fatto con Gommi Luigi? Dove sono andato? Non lo so, mi sono perso con Gommi Luigi. Hai detto. Vai, no, troppo lontano. Ok. Prepariamoci, prepariamoci. Comunque tutti i personaggi sono fighi, eh. Pure
Guarda, ci ho preso gli occhiali col naso, quelli di carnevale. Vieni qua. No, di nuovo? Vai. Vieni qua. Olè. Ok. Madonna, con quale prepotenza. Dai che abbiamo preso anche il tasto per il livello 2. Ok, molto bene. Vabbè, Luigi sta un attimo. No, aspetta, se vi scambiate non ci capiamo. Vabbè. Poi riproviamo magari a passare anche là. Ma la scala non andava dall'altro lato. Scala che abbiamo provato. Ok, perché secondo me è da là sopra, tipo che si passava, poi si ripassava qua e si arrivava di qui. Però non l'abbiamo trovata. Andiamo a un altro piano, vamo. Stavamo al terzo piano, ok. Adesso possiamo andare al secondo piano con questo tasto. Già che ci siamo. Vabbè, poi come detto, ragazzi, qualcosina ce la perderemo. Mi piacerebbe giocare tutto il titolo, poi è normale che non riesco a farlo al 100%, però... Luigi, l'ascensore ti può portare direttamente al piano 2. Tanto vale che vai a dare un'occhiata, non credi? Conferma, conferma. Andiamo al 2.